se sulla paternità di Rachida mi ero fatto alquanto faticosamente dei dubbi. Con questo feto in agguato non ne avevo più. Altro che Lunardoni, l'incitatore era proprio lui. Lo stesso ne avrei detto alcuni anni dopo, ma qua in bocca sempre che era corso dalla collega in conferenza clinico-pastorale dottoressina Mentivoglio Mercede a farsi prelevare il suo sangue per permetterle di scambiare una provetta con un'altra, un'etichetta con un'altra, e poi con quel prelievo sotto banco, suffragato dall'intenzione ben precisa di farmi passare per fesso congenito, io consenziente di redigere il mio attestato di paternità, non più in base al mio sangue, ma in base al suo, di qualcuno che ben so io. E se invece stessi romanzando, che bisogno aveva lui di scomodarsi per andare a farsi prelevare il sangue XZ, sostituirne la provetta, eccetera? Fra dei telelavori gli esami del sangue si fanno al telefono e quello che per le comuni genti potrebbe avvenire solo tramite un ricatto inaudito, per gli addetti ai lavori avviene tramite educata richiesta di un favore da ricambiare alla prima occasione. Il guaio è che io, avendo vissuto come ho vissuto, conosco il sistema solo quanto mi basta per subirlo, non per sapere com'è. E siccome ne ho subite parecchie di cose un po' tortine, senza capire perché, me lo posso immaginare solo a posteriori come funziona a priori il sistema. E beh, quando quella piccola ovaiola mulatta si è messa scientemente a blandire per la seconda volta e così spudoratamente il mio spermatozoo, mai uscito di posto, dandogli del vagante prima e del mirato poi, io non ci ho visto più. Ho preso il manico di scopa della sagrestia che dovevo riparare e lì ho preso Zamira per il collo e l'ho strangolata senza smettere di aprirle e umanizzarle dal cicerone fino a romperle il manico dentro la Gav e dentro quel suo maledetto feto di me, Madonna. Per tutti questi anni ho tenuto nascosto il manico spezzato sotto la trave del tetto. Troveranno nel bagagliaio, si fa per dire, della 500 anche questo, l'arma dell'unico delitto passionale del mio passato. Stavolta non me la sentivo proprio di coprire quel vecchio scroto ipocrita, impenitente. Tanti bei discorsi sulla toccabilità dei maschietti e sulla intoccabilità delle femminucce da parte dei preti di profonda vocazione e dei sagrestani autentici. E poi, ah, l'immondo vecchio. Perché io, Giuseppe, padre vergine, una volta sì, ma due no, sarebbe proprio una bella croce, avrebbe detto di no anche la Madonna se l'Arcangelo Gabriele mi avesse chiesto di fare un favore a Sant'Agnese sterile, figliare un secondo Gesù e darlo in affido alla cugina. La Madonna le avrebbe detto senza intermediari, Agnese, sono una donna? Non sono solo una santa, con lo Spirito Santo una volta basta e avanza. Adesso voglio provare Giuseppe. Che mi sarei sposata a fare se no? E per Giuseppe idem con patate. La verginità e l'immacolata concezione stancano a lungo andare, specialmente se sei un uomo, e poi sei sempre sicuro di una cosa a generare in questo modo e senza fallo. Che i figli tuoi sono sempre figli di qualcun altro, B, che questo qualcun altro però il suo fallo l'ha usato e tuo no! Dopo un po' che lui ci mette il seme e tu ci metti solo il nome e ti sommerchi per sovrammercato le spese di rappresentanza, ti girano i testicoli a forza di non usare i tuoi e a forza di far usare solo quelli di qualcun altro a nome tuo. Ho messo Zaira in un sacchetto di carbone, l'ho caricata sul sedile di dietro e l'ho portata al chiese, nella mia nicchia. Ho scavato la fossa nella grotta, per terra, era così tenera per l'acqua sorgiva che in 2 ore ho sistemato tutte e due, ovaiuola e ovulazione fecondata, e 3 giorni dopo c'era già il muschio sopra. Questo manico di scopa l'ho spezzato in due. Un bel indizio sulla mia maniacalità, e se i carabinieri vorranno riaprire il caso per una cosa mai successa, un delitto mai più comprovabile, un delitto rimasto fra me e che a suo tempo avrei tanto voluto imputassero al sottoscritto con tutto il clamore necessario perché la punizione fosse esemplare e definitiva. Pensavo che l'unico modo per sfuggire al terrore del manicomio era finirvi rinchiuso, così come l'unico modo per guarire da una malattia terrorizzante
e prenderla. Avrei preferito finire lì dentro i miei giorni, in un isolamento meno atroce di questo fuori, con tutta la parvenza della gente intorno, con la parvenza di potersi muovere, di poter parlare, di poter sentire, e sentendo, di poter essere sentiti un po'. E invece qui fuori è tutto al contrario. La finta libertà è peggio della segregazione vera. E così Zamira è scomparsa nel nulla, interrata sotto la mia ara sul chiese, e nessuno si è mai dato la pena di ricercare l'assassino. Scomparsa solo per qualche mese, purtroppo. Poi anch'io ho dovuto piegarmi al fatto che la sorella della Minta non era poi scomparsa tanto nel nulla come in quel frangente mi compiacevo di pensare che gente e carabinieri pensassero di me. Cioè, scomparsa per causa mia. Il mostro in libera circolazione che non lascia prove della sua maschia brutalità. La maestra Francesca non aveva spiccato parola al proposito. Oh, come vorrei avere quella piccola, insolente mulatta sulla coscienza come ovaiola umana e non come donna animale. Tutto passa, tutto trasmuta, anche le misure dei recipetti. Dalla terza alla quarta alla quinta alla sesta alla settima, oh mia Leonora bambinella. E poi comunque i manicomi li hanno usati e mi è tornata la paura più angosciosa dopo quella di finirvi dentro. Di non finirvi dentro mai più. Certo, questa è la storia che ha vissuto la mia ansia e lo sdegno che mi toglieva il fiato e la ragione di fronte alle sragioni di Zamira. Ma da quel sacco, quel cadavere, io non ho prelevato una ciocca di capelli nero petrolio, ma due ciuffetti di piuma nera, uno dal collo e uno da sotto il petto. Scavate pure, gianti di pieve, troverete la carcassa di un'anitra matta. L'unico gallinascio che abbia fatto fuori con le mie mani e deflorato con la mia rabbia. Deflorata. Che fa per dire? Io conosco l'anatomia delle galline, le sue consorelle, esattamente come conosco per esperienza diretta quella delle donne. Non saprò mai che buco ho centrato in faccetta nera bella abissina, perché non so se le anatre, le oche, le galline sono pluriorifiziali come le donne, o se le donne sono monoorifiziali come le galline, e non saprò mai più se ognuna delle due specie, pur nello stupro, porge di preferenza all'irruenza dell'uomo, la figa per far pipì o il locu per far popò, senza che l'uomo si renda conto di penetrare fischi per fiaschi, o se violenza per violenza e rassegnate per rassegnate, le donne porgono nel perineo entrambi i buchi allo stesso tempo, tirandoli tutti e due verso lo stesso centro e lo stesso vuoto d'aria, fino a farne un solo, ma bello, capace per far centro anche al più imbranato spandifieno.